Sono 5 le categorie che mi mandano in bestia. Quelli che con la bicicletta vanno contromano, passano col rosso e pretendono di avere ragione. Quelli che affermano che il sushi sia più buono della pizza e delle patatine. Quelli che parcheggiano sul marciapiede. Ma soprattutto, i gatti che vivono troppo viziati e comodi. E di conseguenza, al primo posto, i succubi umani che gli consentono tutto questo. Questo è Sukeban Shacho Rena ed incarna perfettamente la punta della piramide della mia scala dell'odio. Questo di oggi doveva essere un episodio di giochi what the f***, ma vista la stupidità, l'inutilità e soprattutto il tipo di gioco, mi sono visto costretto a cambiargli categoria. In genere, giocando o scrivendo un episodio di questa serie, provo sempre magari divertimento, anche un po' di pena per i giochi che vengono prodotti magari da qualche sprovveduto, ma questa è la prima volta in questa serie che ho provato davvero odio. Sono contento che sia considerato uno dei peggiori giochi mai finiti sulla Wii, perché ha venduto poco meno di 2000 copie, e forse sarebbe stato meglio se non avesse proprio preso vita. Comunque, lasciamo perdere le introduzioni, e con te faremo i conti dopo, e andiamo a vedere questo 46esimo episodio di Giochi Brutti. Stop, aspetta un attimo. Non per dire, però, non so voi, a me un'apertura del genere mi fa già venire una botta di nervi pazzesca. Comunque, procediamo. Il gioco inizia mostrandoci una rivista con sopra un gatto con una pezzatura davvero brutta. Ed è il gatto che dorme sulla scrivania di questo ufficio. Rena. Rena, trattenetevi le bastonate, è l'amministratore delegato e mascotte di Cat Queen, una società proprietaria di una rivista e un blog chiamata Neko Punch. E non ha uno, bensì due schiavi succubi dei suoi umori, anche perché nel gioco viene dato per scontato che il gatto sia parlante ed è in grado di sottomettere i suoi giovani dipendenti, che quella mattina porteranno con loro una persona nuova, chiedendo a Rena di poterlo assumere. Entrambi saranno molto contenti di sottoporre quindi il giocatore al suo giudizio. Quanto odio questa gente. E quindi la situazione è questa. Siamo sotto lo schiaffo, anzi, l'artiglio di Rena, che dovrà esaminarci e verificare che siamo veramente adatti a lavorare per lui. All'inizio avremo, vi giuro, decine di minuti di dialoghi inutili. Mi sono piazzato col traduttore e davvero si può annusare una pochezza nei dialoghi e le battute che davvero non vi sto neanche a riportare. Subito avremo davanti le prime tre prove, e con quella iniziale ho già capito che forse avrei finito lì l'episodio, perché si tratta di un test a risposta multipla dove ci sarà da rispondere correttamente a più domande possibili riguardanti i gatti. Il problema non è tanto la difficoltà della domanda, quanto il fatto che non ho il tempo materiale per tradurre col telefono la domanda e dare la risposta corretta, perché si tratta di una risposta a tempo. Infatti fallisco da subito nell'impresa, ma dopo un minuto di rassegnazione, dovuto alla scarsità di mezzi per risolvere la questione, un solo motto mi dà la giusta carica. Ignoranza è forza. Infatti, dopo un ragionamento molto cozzalo, ho capito che forse il gioco valuta le risposte corrette che vengono date e non gli errori. Quindi, essendo una prova a tempo e supponendo che per esempio bisogna rispondere almeno a 5 domande, provo a spammare risposte a caso senza perdere manco un attimo, nella speranza che riesca a fare più domande possibili, aumentando così le probabilità di vittoria. E infatti, non mi sbagliavo. La seconda prova è quella musicale, per cui c'è bisogno del nunchuck della Wii, dato che ci sarà da agitare a tempo il controller e la sua estensione, in maniera tale da seguire il ritmo delle note in un mini gioco che funzionerà tipo versione pezzente del Taiko no Tatsujin. Nei rhythm game sono forte, ma non pensavo mi sarei sentito un idiota fin dal primo secondo. La prova si supera con facilità, nonostante il timing del gioco sia totalmente sballato. In questo siparietto demenziale di un'esecuzione a quattro zampe e non mani, zampe perché lui è un gatto e quell'altro invece una bestia che mette sotto i piedi la sua dignità pur di far contento un gatto viziato del c***o.
Questo è quello che odio davvero dei giapponesi. Esiste gente con kink stranissimi e vi giuro, io reputo più normale trovarsi a tu per tu con una dominatrice in latex e tacchi a spillo piuttosto che essere trattato a pezza da un gatto. E vi giuro, ho svolto qualche ricerca, nel sollevante esiste gente che prova piacere ad essere sotto schiaffo di un gatto, cioè sotto il volere assoluto di ogni bisogno del gatto. Per me è una malattia. Prova successiva, abbraccia ed evita. E questa ve la lascio vedere così com'è perché non ha bisogno di commenti. Prego, ditemi che non sono solo io che all'improvviso sento il bisogno di andare alla ricerca di tutti i gatti nei paraggi. Ok, abbiamo finalmente finito il primo set di giochi e ci prepariamo ad assistere ad altri 10 minuti di inutilità, dove si unirà anche un altro gatto, amico di Rena, giunto per divertirsi anche lui alle spalle di questa gentaglia. E non solo. Chiunque, Rena o amici, si sentirà autorizzato non solo a snobbare l'affetto dell'occhialuto invertebrato, ma anche a menarlo non appena hanno l'occasione. Gioco successivo. Prendi i soldi e scappa. Il nostro compito è quello di fregare più soldi possibili dalle grinfie di Rena, quando lui, o lei, non ho ancora capito, è distratto, evitando di venire graffiati oppure attaccati dal suo amico con il capello alla zio Adolf. Odio da morire il fatto che siamo costretti a prendere soldi sotto custodia di un gatto, succubi di gatti che rubano soldi ai gatti con sopra stampati altri gatti. In una società del genere mi rinchiuderebbero per gatticidio dopo neanche 10 minuti. A seguire, risucchia bolle colorate fluorescenti con l'aspirapolvere mentre guidiamo in una Tokyo deserta. Certo che questo cristiano forza di volontà ne ha. Il gatto almeno è un po' più d'azione rispetto a un gatto normale, soprattutto degli altri miseri che si porta in ufficio. Io ti ho portato con me perché dovevi sparare. Non erano questi gli accordi. Continuo a capire sempre meno chi o cosa abbia pensato di produrre un gioco del genere e soprattutto come un gioco di questo tipo non abbia avuto successo in casa, considerando la quantità industriale di titoli trash, anche peggiori, che abbiamo visto insieme, esportati anche sul mercato estero. Gioco successivo, e sapevo sarebbe arrivato. La prova della danza. Ora, io non sono un grande cultore di Just Dance, ma sono pratico comunque di giochi musicali. Mi dite come definireste una coreografia del genere, soprattutto ballata su una musica così? L'abbiamo capito che lui come movenze e atteggiamento è l'effeminato del gruppo, ma quel che deve preoccupare è che anche noi non dovremmo essere da meno. Il problema è che lui è un ammasso di pixel e texture, noi invece siamo babbei in carne ed ossa che andremo a ripetere le sue stupide mosse. Per fortuna a metà canzone capisco che il sistema di ballo è farlocco e quindi qualsiasi movimento sarà calcolato come corretto. E quindi ti prendono anche per il culo. Concludendo anche il secondo ciclo di minigiochi, passiamo al terzo. E siccome il 3 non è un numero a caso, altri due gatti a fare compagnia all'amico di Rena. Tanto oramai è diventata la giornata mondiale di sfotti l'umano, o il giocatore. Il gioco proposto da uno dei due nuovi gatti è semplice da far quasi schifo. Tanto è vero che all'inizio non avevo capito e ho sbagliato. Si tratta di individuare tra decine di cartonati di gatti l'unico che è veramente un gatto. Se mi avessero dato una pistola anziché il Wiimote per indicare, probabilmente avrei gradito di più. Dopo questo minigioco introduttivo e dopo un siparietto shonen tra i gatti, e successivo riappacificamento, passiamo al set successivo di giochi, di cui il primo forse è l'unico in grado di impegnarti un pochino più degli altri. Si tratta di andare ad acchiappare uno per volta i tre gatti amici di Rena e portarli alle loro ciotole dopo che il nostro salone è stato invaso da misteriose scatole colorate e il parquet è stato squadrato a dimensione giusta. Tanto, vi lascio immaginare a chi toccherà poi rimettere tutto a posto.
La cosa estremamente fastidiosa di questo gioco è che le mani ci metteranno un pochino prima di scendere dal gatto, e se nel caso l'animazione per andare da un'altra casella da parte del gatto sarà cominciata, dovremo tornare su e riprovare. Ma anche se anticipiamo i movimenti del gatto, non è detto che l'animazione del gatto ci metta qualche secondo per scegliere la direzione successiva. Potrebbe capitare infatti che ogni volta il gatto impieghi un istante per fare lo spostamento successivo. E addio presa, tutto da capo. Madonna mia! Nella parte più avanzata del gioco, avviamoci al finale, cominciando a ripetere i giochi precedenti, tipo quello della braccia d'Evita, l'auto per Tokyo e soprattutto i maledetti pianoforte e coreografie imbarazzanti, ma a difficoltà sempre più elevate e a volte diventeranno anche molto frustranti, non tanto perché sono difficili, ma perché il Wiimote ci ascolterà una volta sì e l'altra no. In altre parole, se siete pigri come me e non volete sbattervi ad alzarvi sul divano, pagherete con una responsività più bassa del controller. Troveremo anche un paio di giochi stupidi e relativamente facili da completare. Un semplice nascondino dove ci sarà da andare in giro per lo studio e spostare oggetti e mobili per capire dove Rena si è nascosto, nascosta, e poi la conferma che in redazione si calano gli acidi pesanti. Il livello della corda sospesa verso l'ignoto è... Come la definisci la situazione in cui sei ostaggio di quattro gatti, letteralmente, su una collina spiritata dove vi è una corda sospesa che devi percorrere per seguire un gatto verso una porta che conduce chissà dove? Una bella minchiata. Per fortuna, questo è praticamente l'ultimo gioco, concluso con non poche sconfitte, perché, come sempre, il Wiimote deciderà di non collaborare. Solo che una volta terminato quel che pensavo fosse l'ultimo gioco, mi sono trovato davanti a quel che non avrei mai voluto trovare proprio alla fine. Un altro questionario più lungo di domande che non farò mai in tempo a tradurre. Ma alla fine, rispetto a tutti i giochi fatti fino adesso, la tecnica delle risposte a caso non ha dato i frutti sperati. E una volta finito tutto, non ho ben capito che è successo, ma a giudicare dalla musica e dalle schermate, che mannaggia loro, sono sempre più veloci e non riesco a tradurre, qualcosa mi dice che ho ottenuto un bad ending. Pure. E ci ho provato circa 6 volte a ripetere il quiz, ma ogni volta la stessa cosa. Vabbè. Penso di aver provato abbastanza, anche perché da quando ho visto per la prima volta la faccia di quel gatto sul menu principale, che non vedo l'ora di porre fine a questo incubo fatto di gatti con troppo potere, persone che non hanno amor proprio e non hanno nemmeno spina dorsale. Tsukeban Sacho Rena probabilmente non è il peggiore dei giochi recensiti in questa rubrica, ma senza dubbio quello che ho odiato di più. Il manifesto di quel che per me è una malattia, la sottomissione al volere dei gatti, che può sembrare una cosa idiota, stupida, ma effettivamente esiste gente a cui piace questo stato di obbedienza totale ai felini. Non ho avuto dubbi su come purificare il gioco, effettivamente è un metodo che non avevo ancora utilizzato in giochi brutti, e penso che sia il più adatto da adoperare per qualcosa che vorrei davvero non aver mai toccato. We'll be right back.